non siamo ancora al traguardo di una piena parità, soprattutto riguardo alla condizione delle donne nel mondo del lavoro. Dobbiamo fare in modo che questo obiettivo così ambizioso e fondamentale entri, come noi abbiamo sottolineato da tempo, in tutte le politiche, a tutti i livelli. Dunque, lo stimolo che vogliamo muovere verso le istituzioni è esattamente questo significato, cioè fare in modo che si assuma una responsabilità e un impegno ancora più determinati ed impegnativi per tutti. La qualità e la quantità delle infrastrutture sociali è uno degli elementi determinanti per l'occupazione femminile. Se guardiamo le regioni del Mezzogiorno, diciamo, ci rendiamo conto che ha minore offerta di servizi e di infrastrutture sociali corrisponde a una minore occupazione femminile. Quando sono occupate lo sono di più nell'ambito di settori nei quali si fa un forte ricorso a lavoro precario. E noi dobbiamo lavorare attraverso politiche industriali della formazione, politiche attive del lavoro per fare in modo tale che si inverta questa tendenza. La presidenza del G20 a cui assumiamo per la prima volta quest'anno è una presidenza che ci vede impegnati fortemente nell'ambito della promozione della parità di genere con un approccio di gender mainstreaming. È un modello nuovo di società, più inclusivo, un modello più sostenibile, è un modello di società nelle quali i tempi, gli spazi, le regole delle nostre comunità sono regole che abbiano il volto della nostra umanità e che quindi non chiedano mai più, per esempio, a nessuna donna di dover operare la scelta tra la propria maternità e la carriera lavorativa. Altrettanto importanti e da affrontare in futuro gli stereotipi legati all'uso in aumento degli algoritmi dell'intelligenza artificiale, creati dagli uomini che, anche se inconsapevolmente, vi trasferiscono i loro stereotipi. Educazione alla sostenibilità, educazione all'ambiente, ma educazione anche a tutto quello che finalmente un approccio basato su questa idea della rigenerazione porta dietro, tra cui anche il superamento, come ha detto lei prima, degli stereotipi, perché sono stereotipi che ci vengono dal secolo scorso e che continuano ad ingabbiarci, continuano ad ingabbiare le nostre scuole.